Fu per tutti un tempo, forse il tempo, di formazione culturale e politica, umana. Per diventare uomini, a noi toccò in sorte quel tempo. Ci credeva neanche. Era bello avere 20 anni quella volta. Fuori dalle mura dell'Istituto Chimico era notte, la notte dell'Europa. L'Italia fascista, pirata minore, aveva occupato l'Albania. Cara Bianca, come i pochi compagni italiani superstiti, io sono vivo per miracolo. Di noi 95 del campo di Monowitz, 75 sono morti colà di fame e di malattia. 14 furono deportati dai tedeschi in fuga. Fra questi Alberto della Volta di Brescia, Franco Sacerdoti di Torino, l'ingegnere Aldo Levi di Milano, Eugenio Glucksmann di Milano. Poi ci hanno messo in una scuola a Val d'Isère, viceversa i francesi ci hanno trattato malissimo, ci hanno disarmati. Ciascun gruppo, come dire, territoriale, faceva un suo giornalino. Qui a Torino, per esempio, il primo numero si chiamava La difesa della lavoratrice e aveva due articoletti nella prima facciata. Da un lato c'era Partecipiamo alla guerra.